Tortora, Via e Cassonetti nel quartiere Falconara, ma su Isola Ecologica e Depuratore scontro tra maggioranza e opposizione. Belvedere passa il bilancio proposto dalla Giunta Granata, Ugolino inserisce altre spese ma l'opposizione vota contro. Scalea, incendio in località Petrosa, in fiamme anche una discarica abusiva sequestrata dalla Polizia Municipale. Papa Sidero, a 50 anni dalla scoperta del Bos Primigenius, il sito archeologico continua a regalare reperti di antiche civiltà. Buonasera, quelle che avete sentito sono le anticipazioni di Rete 3 News del 27 giugno 2011 in regia. Domenico Imbelloni. Apriamo con i rifiuti, andiamo nel comune di Tortora, c'era molta attesa per l'avvio del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti, intanto arrivano delle novità da parte dell'assessore all'ambiente via i Cassonetti dalla zona Falconara. E poi c'è scontro comunque con le opposizioni su temi caldi come depurazione e isola ecologica. Il servizio. Via i Cassonetti all'ombra di Torre Nave, nuove disposizioni in tema di rifiuti in una delle porzioni del quartiere Marina di Tortora meno controllabile e da sempre oggetto di discarica selvaggia. Da questa mattina, almeno per queste strade, inizia la rivoluzione nella raccolta dei rifiuti che dovrebbe interessare a tappe forzate l'intero comune entro settembre. Nel frattempo si parte da via Orrico, via Torre Nave, via Paolo VI e via San Rocco. Per gli abitanti di queste arterie inizia il porta a porta con l'ordine di conferire rifiuti davanti alle proprie abitazioni solo dalle 7 alle 9 del mattino in attesa del passaggio del personale della ditta incaricata del servizio. Operai al lavoro questa mattina in queste strade dove, sostengono gli abitanti, vengono a buttare rifiuti anche dai comuni vicini. È un primo passo, ha detto l'assessore all'ambiente Franco Chiappetta, cui seguirà un'ordinanza più precisa per il territorio comunale e a settembre la differenziata a pieno regime. L'area interessata è la medesima in cui insiste il depuratore cittadino e dove dovrebbe sorgere l'isola ecologica che ha già fatto storcere il naso ai residenti. Per l'ennesima volta, chiarifica Chiappetta, ribadisco che un'isola ecologica è ben altra cosa da una discarica. Sarà dotata di container a tenuta stagna che eviteranno cattivi odori. Quanto al depuratore restiamo aperti al progetto di impianto consortile con Praia a Mare, anche se, ha aggiunto l'assessore all'ambiente, è una via lunga e danarosa. Per questo abbiamo deciso per il consolidamento del depuratore di Falconara. L'impianto, fra circa 8 mesi, sarà portato a una capacità di 15.000 abitanti. Isola ecologica e depurazione, temi di interesse anche per le minoranze. Tortora nel cuore denuncia ancora scarsa comunicazione istituzionale della Giunta su questi temi. Non riteniamo, ha detto il capogruppo Raffaele Papa, che l'ubicazione indicata per l'isola ecologica sia idonea perché è troppo vicina al centro abitato. Quanto al depuratore consortile, ha poi aggiunto, mi chiedo che fine abbia fatto l'assenso al progetto chiesto a tutte le forze ed ottenuto prima delle elezioni comunali. In linea anche la posizione di Nuovamente Tortora, il porta a porta in questa zona, ha commentato inoltre il capogruppo Giovanni Pagano, è forse un contentino a questi abitanti che già devono sopportare il depuratore e, a breve, anche l'isola ecologica. E sempre a proposito di amministrazioni comunali alle prese con il tema dei rifiuti, il comune di Aieta ha provveduto all'aggiudicazione temporanea dei lavori per la realizzazione dell'isola ecologica di località Sellata. Tra le 5 offerte pervenute presso il municipio di Aieta ha prevalso quella effettuata dalla Femotet S.P.A. di Castrovillari, un'offerta di circa 62.000 euro con un ribasso del 21,295% rispetto agli oltre 78.000 euro di base d'asta. L'aggiudicazione definitiva è naturalmente subordinata alla verifica dell'assenza di cause di esclusione. Restiamo in tema amministrativo, saranno destinati per l'acquisto di 3 computer da usare come supporto scolastico per coprire spese di accompagnamento e spese per servizi riabilitativi i 7.000 euro del Fondo di Inclusione Sociale per le non autosufficienze istituito dal Comune di Santa Maria del Cedro. A beneficiarne 15 disabili residenti nel territorio dell'ente Alto Tirrenico. Cifre e modalità di impiego della somma del Fondo di Inclusione sono stati determinati nel corso della seduta di giunta tenutasi il 22 giugno scorso, presieduta dal sindaco Giuseppe Aulicino, dal vice sindaco Giuseppe Pisciotti e dagli assessori Giuseppe Accurso e Ugo Vetere. Andiamo a Belvedere, è stato approvato sabato sera il bilancio 2011 del comune. Vediamo com'è andata nel servizio di Pietro Nigro. Con il blitz a mezzanotte, Riccardo Ugolino ruba la scena alla maggioranza e diventa protagonista dell'ultima parte del consiglio comunale.
comunale di Benevento sul bilancio 2011. Con la sua dialettica incalzante e complice la stanchezza degli altri consiglieri, l'esponente dell'opposizione fa inserire e approvare all'unanimità una lista di spese del valore di 50.000 euro. Si tratta di contributi alla Proloco, al Museo della Memoria Storica e alle associazioni organettistiche e bandistiche locali, nonché navette per le aree rurali e per il centro storico e guide turistiche. Per coprirle, un apposito capitolo alimentato dalle penali per inadempienze commesse dal gestore della raccolta differenziata. Nonostante la giunta, però, il preventivo presentato dall'assessore Carlo Cesareo e del valore complessivo di 19 milioni e mezzo di euro è stato approvato dai soli esponenti della maggioranza e con il voto contrario delle opposizioni. Nel conto 2011 spicca il disavanzo delle spese, pari a 7 milioni e 606 mila euro, contro entrate correnti pari a 7 milioni e 328 mila euro. Passivo compensato però dall'attivo del conto capitale, dove le entrate e le uscite sono rispettivamente 8 milioni e 632 mila euro e 8 milioni e 354 mila euro. La nota dolente del Comune arriva con i debiti pari a 4 milioni e 700 mila euro, ma avvertono dalla maggioranza oltre 3 milioni sono dovuti alle spese per le frane del 2009, che, si spera, saranno pagate dalla Protezione Civile. A dividere maggioranza e opposizione è poi il capitolo delle entrate tributarie, che per il federalismo fiscale è ormai il principale introito del Comune. Si tratta di parte del gettito IVA, ma soprattutto di parte delle tasse sui trasferimenti immobiliari e sugli affitti. Il che impone al Comune, e l'allarme lanciato dal consigliere Mauro D'Aprile, di aggiornare con urgenza gli archivi catastali e l'anagrafe dei fitti. Per le altre entrate, il Comune ha intanto raddoppiato l'aliquota IRPEF di propria competenza, dallo 0,2 allo 0,4%, e ha approvato nuove tariffe per rifiuti e servizi idrici. Le prime, ha sostenuto l'assessore Vincenzo Spinelli, sono state abbassate fino al valore di 2 anni fa, mentre per le seconde, che sono aumentate, si attende la definitiva installazione dei contatori d'acqua. Le spese, che come ha ricordato il sindaco Enrico Granata, risentono della riduzione dei trasferimenti dallo Stato, includono anche il piano triennale delle opere pubbliche, 77 interventi per 40 milioni di euro. Si tratta di interventi diversi, alcuni avviati con fondi regionali o di altra origine, come nel caso dei lavori agli edifici scolastici. Altri ancora allo stato di progetto e in attesa di finanziamento, come l'acquisto del castello di Belvedere o la realizzazione di nuove strade litoranee. Ma tanto basta alla capogruppo d'insieme Raffaella Sansoni per parlare di Libro dei Sogni, e che include anche opere avviate dalla precedente amministrazione, come ha ricordato l'ex sindaco D'Aprile. C'è una spaccatura all'interno della compagine di minoranza nel Consiglio Comunale di Belvedere. Il consigliere Tiziano De Luca, infatti, ha lasciato il gruppo insieme per costituire un gruppo autonomo denominato Calabriamente. La decisione è stata comunicata dallo stesso De Luca all'inizio dell'assise di sabato scorso, come avete visto dal servizio dedicata al bilancio. Alla base della decisione i ripetuti appelli alla organizzazione del gruppo ignorati dal capogruppo Raffaella Sansoni. La decisione, che ha colto di sorpresa gli altri consiglieri, segue le divergenze che da mesi dividono De Luca sia dalla Sansoni sia soprattutto da Riccardo Ugolino, spesso accusato di voler imporre le proprie opinioni ai colleghi e di non concordare le decisioni sulla condotta consiliare. De Luca, a sua volta, ha votato a favore del bilancio consuntivo 2010 dopo che la Giunta Granata aveva accolto il suo ordine del giorno a redigere anche il cosiddetto bilancio sociale, e per questo era stato invitato dal suo gruppo a dimettersi dal Consiglio. Prima di cambiare argomento, due di cronaca: la DDA di Reggio Calabria ha chiesto alla Polizia Scientifica una nuova trascrizione dell'intercettazione ambientale in cui il 13 ottobre del 2005 il boss defunto dell''Ndrangheta, Domenico Libri, parlava con alcuni affiliati alla sua cosca del vicepresidente del Consiglio regionale Francesco Fortugno, facendo riferimento alla possibilità che potesse essere ucciso, omicidio che avvenne poi in realtà il 16 ottobre successivo. A 31 anni dalla strage di Ustica, un nuovo testimone racconta per la prima volta il duello aereo che si svolse nei cieli della Calabria, a Sellia Marina, in provincia di Catanzaro. Quella sera il testimone, che ha chiesto riservatezza sulla sua identità, ma che è pronto a testimoniare davanti ai magistrati, vide aerei che vicino Crotone si inseguivano e sparavano. Nella tarda mattinata odierna il nostro Gaetano Bruno si è imbattuto in un incendio di discrete proporzioni che ha interessato località Petrosa a Scalea. Ecco cosa è riuscito a documentare. Divampano le fiamme in località Petrosa a Scalea, primi incendi estivi, un triste rituale che si continua a perpetrare in tutto l'Alto Tirreno cosentino. Questa zona è fatta per lo più da arbusti, piante secche che scoppiano al fuoco, ma c'è anche spazzatura che brucia nei pressi
di questa località l'aria è irrespirabile e vedete il fumo nero va verso le case, uno scenario triste. Una persona poco fa è passata e ha commentato molto drammaticamente queste immagini. Vediamo i bidoni ancora non del tutto avviluppati dalle fiamme, ma insomma brucia parecchia macchia mediterranea qui in località Petrosa. Questo bidone invece è avvolto dalle fiamme ed è praticamente bruciato. Adesso si è chiuso un altro, insomma uno dei primi segnali di un'estate calda. Non si riesce a capire se la matrice possa essere dolosa mentre vengono alzati anche dei residui di carte. Non si capisce se la matrice possa essere dolosa, ma più avanti sta bruciando anche una zona sequestrata tempo fa dalle forze dell'ordine, una discarica abusiva che adesso andiamo a riprendere. Ed ecco la discarica abusiva sequestrata qualche mese fa dalle autorità competenti, dalla polizia municipale, i sigilli apposti a quest'area dove si vedono ancora dei rifiuti e proprio dove ardono le fiamme c'era un cumulo di rifiuti che probabilmente adesso sta bruciando, liberando fumo nero che va verso le abitazioni e aria che diventa irrespirabile per le persone. Anche qui la collina dove insiste l'Acra di Club, la discoteca di Scalea, sta subendo l'aggressione delle fiamme. Vicino ci sono delle abitazioni, ci sono comunque tracce di un rogo che evidentemente si sviluppa già da diversi minuti, forse diverse ore, che ha praticamente interessato tutta la zona. E il fumo continua a salire, a avvicinarsi alle case, ma anche le fiamme rischiano di minacciare le abitazioni. E sempre da località Petrosa si intravedono altri comignoli di fumo, quelli dove verosimilmente dovrebbe essere impegnata l'unica squadra dei vigili del fuoco disponibile in queste ore, come ci ha segnalato un ragazzo prima nel rogo precedente. Era stato proprio lui a chiamare i vigili del fuoco per tamponare i roghi che abbiamo documentato precedentemente, ma evidentemente l'emergenza incendi e l'esiguo dispiegamento di forze è tale da non consentire di intervenire su più incendi contemporaneamente. Questa è la situazione ad oggi sull'Alto Tirreno Cosentino, alle porte di luglio, già diversi roghi che minacciano vegetazione e in alcuni casi anche le abitazioni. E quello che avete appena visto è un classico esempio di notizia in presa diretta. In questo caso si trovava sul posto il nostro collega Gaetano Bruno. Naturalmente l'invito però è a tutti voi telespettatori di effettuare segnalazioni su fatti che succedono sul nostro territorio oppure a inviarci immagini in redazione e contribuire così al nostro notiziario. Notiziario che riprendiamo: sanare la paradossale situazione della centrale Enel del Mercure generata dall'autorizzazione del Dipartimento delle Attività Produttive della Regione Calabria e dalla sottoscrizione dello stesso ente regionale del piano del Parco del Pollino che ne sancisce l'incompatibilità con l'area protetta. È quanto chiede la parlamentare di Future Libertà Angela Napoli in una interrogazione ai ministri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico. Secondo l'onorevole di Future Libertà, gli atti approvati dal Dipartimento regionale sarebbero nulli perché prodotti in sede di conferenza dei servizi alla provincia di Cosenza, prima che la stessa fosse dichiarata incompetente e senza attivare le procedure previste dalla vigente normativa. Alla parlamentare Napoli sfugge la verità dei fatti, la replica del Comitato per la riattivazione della centrale del Mercure, poiché la Regione Calabria ha autorizzato la centrale basandosi su evidenze tecnico-scientifiche e inoltre, conclude il Comitato Pro Centrale, esiste da molti anni prima della costituzione del Parco del Pollino e sulla compatibilità ambientale si sono espressi tutti gli enti di controllo competenti.
Rubano un gommone in Sicilia e vengono arrestati sul Tirreno cosentino. Nel weekend 4 giovani napoletani, 2 uomini e 2 donne sono stati bloccati dai mezzi marini di Capitaneria di Porto e Carabinieri nello specchio d'acqua antistante Diamante dopo aver tentato di rubare un gommone noleggiato in provincia di Messina. Ad allertare la Guardia Costiera il proprietario del mezzo acquatico, insospettitosi dai documenti presentati per il nolo. L'uomo ha azionato il dispositivo antifurto satellitare e si è lanciato all'inseguimento con un elicottero privato. Ad intercettare il gommone hanno contribuito gli uffici marittimi di Cetraro, Maratea e Salerno e la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia. Il gommone e i 4 campani sono stati scortati nel porto in costruzione di Diamante, dove sono intervenute pattuglie della Guardia Costiera e dei Carabinieri. Dopo i necessari accertamenti nella stazione dei Carabinieri di Diamante e dopo la formalizzazione della denuncia da parte del proprietario, nel frattempo atterrato a Scalea, per i 4 giovani è scattato l'arresto su ordine della Procura della Repubblica di Paola con trasferimento presso le carceri di Paola e di Castrovilleri. E sempre nel fine settimana la Guardia Costiera di Cetraro ha elevato sanzioni per circa 3.000 euro e sequestrato 2,5 km di reti nelle acque di fronte San Lucido nell'ambito di operazioni contro la pesca illegale. E ora parliamo di archeologia. Sabato, nel corso del 50° anniversario della scoperta del Bos Primigenius, studiosi e istituzioni a confronto per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale. Gaetano Bruno. Arte, culto della morte, usi e costumi di antichissime civiltà. Il sito archeologico del Romito, il più importante dell'Italia centro-meridionale, continua a svelare tracce della storia evolutiva dell'uomo. Un archivio stratigrafico di 8 metri di spessore che proprio nel cinquantenario della scoperta del Bos Primigenius ha regalato una delle 50 sepolture note in Italia, la nona presente nel sito, che in base ad analisi geoelettriche pare ne conservi altre 2. Per il momento non c'è nessuna intenzione di scavarlo, penso che sia più saggio lasciarle a future ricerche fra qualche decennio, quando anche le metodologie adottabili saranno sicuramente migliori. Per il momento Grotta del Romito, sono 50 anni che ci sono studi e ricerche su questa grotta, ci ha regalato una tale quantità di dati da rielaborare che sono più che sufficienti per occupare i prossimi anni di ricercatori giovani, anziani che sono attualmente all'opera. Un sito da valorizzare, dunque, come hanno ribadito il sindaco di Papasidro Fiorenzo Conte e il presidente del Parco Nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra. Nell'arco di un anno abbiamo fatto molte cose, c'è stata una pubblicazione su archeologia viva di livello, voglio dire, non indifferente. Abbiamo fatto la borsa a Pestum proprio per far conoscere questo sito e continuiamo a fare promozioni in modo da valorizzare. Siamo in contatto tutti i giorni con l'assessore regionale, con l'assessore provinciale alla cultura, proprio per cercare di rilanciare questo sito. Vogliamo ampliare il museo allestendo un'altra sala che c'è di fianco e fare una serie di laboratori per i ragazzi che vengono a visitare la grotta per far vedere come si viveva un tempo. Noi siamo qui per valorizzare al meglio questo sito e metterlo in rete anche con altre grandi scoperte che su questo territorio in questi anni sono venute fuori. Parlo anche della Grotta della Monaca a Sant'Agata d'Esero, dove lì l'Università di Bari sta facendo un lavoro anche lì di ricerca molto importante, stanno venendo fuori dei reperti che sono molto significativi. Quindi un lavoro a tutto campo, le istituzioni insieme alla soprintendenza e ai beni archeologici, dobbiamo favorire, come dire, questa riscoperta. Il Romito, la Grotta del Romito già di per sé è conosciuta, però noi abbiamo la necessità che diventi un grande veicolo anche pubblicitario di questo territorio, non solo, come è giusto che sia, un grande patrimonio culturale. A Buonvicino, domani, martedì 28 giugno, arriva in piazza il progetto JABES, percorso educativo culturale rivolto ai minori a cura dell'ATI e delle cooperative sociali Idea 90 di Scalea e Solaris di Braiamare. Curati dalle associazioni aderenti al partenariato, fanno sapere gli organizzatori, sono previsti laboratori ludico-ricreativi, musicali, teatrali, lavorazione della pelle e dell'argilla, giochi e balli per tutti i minori del comune iscritti al progetto a partire dalle 9 del mattino e fino a mezzogiorno. Il vescovo della diocesi di San Marco Argentano Scalea, Leonardo Bonanno, ha nominato nuovi parroci in molte parrocchie del territorio. Don Antonio Pappalardo, il nuovo parroco della parrocchia Santo Stefano Protomartire di Tortora Marina, è amministratore di Santa Maria della Neve di San Gineto.
Don Bruno Midaglia della Santa Maria Maddalena di Bonifati, Don Massimo Aloia, amministratore parrocchiale della parrocchia Santa Teresa Vergine in Tavolata di Acquappesa, e poi Don Luigi Gazzaneo, amministratore parrocchiale della Beata Vergine Addolorata a Cetraro, Don Miguel Arenas alla parrocchia Beata Vergine Maria del Monte Carmelo di Grisolia Scalo, Don Mario Barbiero, vicario parrocchiale alla San Biagio di Diamante, Don Leonardo Grisolia alla San Giuseppe Lavoratore di Scalea, Don Francesco Lauria, vicario parrocchiale della parrocchia Santa Maria del Popolo e Santissimi Giacomo e Nicola di Belvedere Marittimo. Ora andiamo a Scalea, dove nel weekend moto ed auto d'epoca hanno attirato gli appassionati dei motori sotto Torre Talao. Giuseppe Miraglia. È la passione per i motori, ma in particolar modo per il retro, ad aver animato il terzo raduno di auto e moto d'epoca Alto Tirreno Calabro. L'evento si è tenuto a Scalea il 25 e il 26 giugno scorso e a sostenere la giornata, che ha permesso a restauratori e operatori del settore di incontrarsi, il club auto d'epoca Scalea e moto retro diretto da Franco Casella. Il raduno ha registrato anche stavolta la partecipazione di numerosi appassionati, proprietari di moto e vetture provenienti da tutto il meridione, in particolare da Campania, Calabria e Basilicata. Un ritrovo dunque, ma anche un giro turistico per favorire la conoscenza dei luoghi e dei sapori tipici. E proprio in quest'ottica gli equipaggi sono stati accolti a Santa Maria del Cero dall'amministrazione comunale e a Praia Mare dal motoclub Gli Amici. A ravvivare i pomeriggi degli amanti dell'antico, giunti a Scalea nel weekend, spettacoli musicali e le evoluzioni 4x4 degli Adventure Club di Verbicaro. I circa 100 partecipanti hanno messo in mostra modelli tra auto e moto che per i più giovani non rappresentano altro che un ricordo richiamato soltanto da vecchie foto o video di repertorio. Nel corso della due giorni è stata allestita una galleria storica di 15 vespe e motociclette e allo stesso tempo un mercatino dedicato al restauro e alla riparazione degli stessi veicoli per stimolare l'interesse al retro. L'Expo Fiera ha visto poi delle prove di abilità per le auto, tutte rigorosamente iscritte all'Automoto Club Storico Italiano. A ricevere infine i premi riconosciuti dalla manifestazione ai veicoli più anziani, la Fiat Balilla 508 del 1934 del suo proprietario, Giovanni Biancamano di Sala Consilina, Edgardo Cozzicorto di Santa Maria del Cerro con la sua Fiat 500C Topolino del 1954 ed infine Biagio Corbelli di Verbicaro con la sua Peugeot B del 1953. Per le due ruote invece è successo per la Vespa 51 del 1952 di Antonella Leo di San Marco Argentano. L'autorità garante della concorrenza e del mercato ha inflitto una multa di 450.000 euro nei confronti di INA Ass Italia per pratica commerciale scorretta. Nel mirino dell'antitrust il fatto che la compagnia assicurativa ha disdetto un elevato numero di polizze RC Auto, in particolare in Campania, Puglia e Calabria, senza informare in tempo i consumatori e senza fornire loro l'attestato di rischio. Il procedimento era stato avviato a seguito delle denunce di automobilisti che lamentavano di essere venuti a conoscenza della cessazione degli effetti del contratto solo al momento del rinnovo della polizza per i contratti in scadenza ad agosto 2010. Lo sport, 3 mesi di inibizione in più, oltre quella che scade il 22 giugno 2012 per il presidente del Praia, Gino Domenico Spolitu. 3 mesi per Gianfranco Callà, che sarà inibito fino al 27 agosto 2011, e un'ammenda di 1.000 euro per la società US Praia. Questa è la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale della Lega Nazionale Dilettanti Calabrese per la violazione dell'accordo 1,1 articolo 8,9. Si tratta in pratica di un assegno di 3.500 euro tornato insoluto e intestato all'ex allenatore del Praia, Giuseppe Lascalea. Il sostituto procuratore federale aveva chiesto l'inibizione per un anno per Spolitu e 1.000 euro di ammenda, 9 mesi di inibizione e 1.000 euro d'ammenda per il vicepresidente Gianfranco Callà, 1.000 euro di ammenda per la US Praia, oltre alla diffida e alla penalizzazione di 3 punti in classifica. L'assegno in questione non sarebbe stato mai portato all'incasso, secondo quanto dichiarato dallo stesso allenatore Lascalea, che però ha ricevuto il corrispettivo
il corrispettivo, scusate, pattuito oltre il termine indicato dal collegio arbitrale. Per questi motivi le sanzioni hanno avuto una sensibile riduzione e soprattutto il Praia ha evitato di iniziare il prossimo campionato con una penalizzazione di 3 punti. Ora torniamo a Belvedere, dove in questo fine settimana si è tenuta la prima edizione del Triathlon Sprint. I particolari nel servizio di Martino Ciano. E Roberto Albani, 23 anni dell'Aquila, il vincitore del primo triathlon sprint tenutosi a Belvedere Marittimo ieri. La manifestazione organizzata da Marco Carrozzini in qualità di allenatore dell'Atlas Triathlon Sport di Cosenza in collaborazione con gli assessorati allo sport e al turismo di Belvedere, Carlo Cesari e Vincenzo Cristofaro, con l'Umpli Calabria, la Proloco del Tirreno, il CONI Cosenza e la Federazione Italiana Triathlon, ha visto la partecipazione di un centinaio di atleti provenienti da Italia, Spagna e Ungheria, nuoto, ciclismo e corsa. Queste le 3 discipline in cui i concorrenti si sono dovuti cimentare passando da una prova all'altra senza mai fermarsi. 750 metri nuotando, 20 km in bicicletta, 5 km correndo, ce n'è per tutti insomma. Fiato, braccia, gambe e concentrazione, mai come in questo caso l'eccesso è equilibrio. Cuccioli esordienti, ragazzi senior e master, ognuno per la sua categoria per dimostrare le proprie capacità. Grinta, agonismo, sudore e fatica, il sole cocente di questo weekend non ha intimorito nessuno. Sabato invece il duathlon ha inaugurato la manifestazione conclusasi domenica e ha impegnato gli atleti solo nelle discipline corsa e ciclismo. È un obbligo morale, ha detto l'assessore alle attività sportive del comune di Belvedere, Carlo Cesario, patrocinare manifestazioni come queste che danno lustro alla nostra cittadina e fanno di Belvedere un polo che attrae tutte le manifestazioni sportive. La nostra città, ha concluso Cesario, deve diventare una vera e propria città dello sport. Un progetto ambizioso ma concreto, viste anche le tante manifestazioni in programma per quest'estate. Una fra tutte, il Fit Walking, ossia l'arte del camminare, prevista per il 17 luglio prossimo. Una disciplina nuova che coinvolgerà soprattutto i diabetici ma anche i turisti degli alberghi di Belvedere che si troveranno in quel periodo in vacanza nella cittadina dell'amore, con lo scopo di far conoscere il centro storico di Belvedere, ricco di arte e attrattiva, ha sottolineato l'assessore Cesario, ma poco conosciuto. Una comunicazione di servizio: in questi giorni le trasmissioni di Rete 3 in analogico e in digitale terrestre sono spesso interrotte a causa di interventi dell'Enel alle linee che servono i nostri ripetitori. Le trasmissioni continuano invece regolarmente in diretta streaming sul nostro sito www.rete3.tv. Ci scusiamo naturalmente con i telespettatori per questo disagio. Siamo in chiusura, il meteo, sud, condizioni di bel tempo su tutte le regioni, salvo qualche locale annuvolamento sui rilievi appenninici nel pomeriggio. Temperature minime in aumento un po' ovunque, massime in rialzo sulla Sicilia, pressoché stazionarie altrove. Venti moderati dai quadranti settentrionali sulla Puglia, deboli variabili altrove a regime di brezza lungo le coste. Mari mossi il basso Adriatico e lo Ionio, poco mossi i restanti mari. Domani in Calabria, gli appuntamenti previsti per martedì 28 giugno, Cosenza incontro con il commissario dell'ASP Scarpelli, con i sindaci dell'Alto Tirreno Cosentino e comitato pro ospedale su ospedale di Praia Mare alle ore 10 presso l'ASP di Cosenza. A Diamante inaugurazione della sede, ufficio locale marittimo, guardia costiera di Diamante alle ore 10.30 presso via Benedetto Croce. A Montalto Fugo invece presentazione della 3ª edizione della rassegna teatrale Montalto Teatro, che si terrà dal 14 al 18 luglio, è prevista alle ore 12 presso il bar Rococò a Taverna di Montalto Uffugo. Infine a Verbicaro, presso il Comune, domani mattina incontro con i tecnici dell'assessorato al lavoro della Regione Calabria per discutere del piano occupazionale. Per questa sera è tutto, grazie per averci seguito, vi lascio con la programmazione di Rete 3. Arrivederci.